Questo video è per tutti i proprietari di animali domestici. Riusciamo sempre a riconoscere quando il nostro cane è felice, giusto? Si riconoscono subito quella coda scodinzolante e quell'abbaio eccitato. Ma non è così facile capire quando è triste o addirittura depresso. Proviamo a capire i motivi più comuni per cui il tuo amico peloso potrebbe essere arrabbiato. Cominciamo da 12. Non hai impostato una routine quotidiana e regole. Il tuo cane ha un suo orologio biologico, ed ecco perché una routine è importante. I cani vogliono ed hanno persino bisogno di regole da seguire. La coerenza fa sì che il mondo diventi prevedibile per loro, così diventano più sicuri e meno stressati. Prova a dargli da mangiare, fare la passeggiata e addestrarlo alla stessa ora ogni giorno. Avere una routine quotidiana non significa evitare il divertimento. La dottoressa Debra Primovic consiglia di includere tempo di qualità con il tuo animale a quattro zampe in questa routine. Può essere qualcosa di essenziale come sedersi uno accanto all'altro e guardare la TV. Ogni tanto puoi lasciare che il cane scelga le cose da guardare insieme. Solo pochi giorni dopo aver iniziato a praticare la routine, noterai che il tuo cane sarà più felice. 11. Ti piace vestire il cane? Se non hai addestrato il tuo cane a indossare indumenti quando era un cucciolo, troverai difficile vestirlo in età avanzata. Va bene mettere un maglione o un cappotto al cane durante le passeggiate se è molto piccolo o ha il pelo corto. La soluzione migliore è una miscela di lana e cotone o acrilico. Tuttavia, se hai un Siberian Husky o un Malmute o qualche altra razza con il pelo fitto, non devi preoccuparti del maglione. E cappelli ed accessori buffi sono scomodi per qualsiasi razza e li fanno sembrare stupidi. Le opinioni del narratore non sono necessariamente le opinioni della direzione del lato positivo e non siamo responsabili di eventuali scherzi. 10. Usi le parole più del linguaggio del corpo. Nel 2018 un gruppo di veterinari dell'Università di Bari fece uno studio sulla comunicazione nei cani. Essi non negano che in più di 30.000 anni di vita con gli esseri umani i cani abbiano acquisito alcune abilità comunicative per tenere sotto controllo i loro proprietari. Hanno padronanza nei comandi di base come andiamo, dolcetto, gioco e cose simili, ma comunque non parlano la lingua umana. Si riferiscono al linguaggio del corpo per cercare di capire come ti senti o cosa pensi. Quando confondi le cose, per esempio dici al tuo cane di stare fermo e nel frattempo porti la mano avanti, si arrabbia perché non sa se vuoi davvero che rimanga fermo o no. Quindi prova a comunicare di più con il corpo quando parli con il tuo animale domestico, invece di provare a parlargli. 9. Lo prendi in giro. Hai mai abbaiato ad un cane che abbaia? Sì, o forse gli hai tirato la coda? No. O meglio ancora, gli mostri un regalo e poi lo nascondi o lo mangi. Se non è cibo per cani, ovviamente. Colpevole? Ricorda questo. Ciò che è divertente per un essere umano può essere offensivo per un animale. Secondo Whole Dog Journal, prendere in giro il tuo animale domestico non aiuterà la comprensione reciproca e può causare diversi problemi, tra cui un comportamento ossessivo-compulsivo. 8. Tiri il guinzaglio. Il tuo cane non solo può leggere il linguaggio del corpo, ma sente anche i livelli di tensione del guinzaglio. Quando lo tiri, segnali di essere teso, nervoso o in stato di allerta, causandogli stress. Non dovresti neanche lasciare che il cane ti trascini in giro. Se il tuo animale domestico non sta ascoltando, fermati. Non appena il guinzaglio non è più in tensione, guardalo. Poi puoi continuare la passeggiata. Non dimenticare di prendere dei dolcetti per incoraggiare il suo buon comportamento. Un guinzaglio troppo corto rende l'animale nervoso. Se fai camminare il cane con un guinzaglio lungo, comunichi che è tutto sotto controllo e non c'è nessun pericolo. In questo modo sarai più felice di portarlo a passeggio, perché non sentirà la tensione costante. Fallo annusare. Nel 2015, un gruppo internazionale di ricercatori guidati da Bertie Nielsen ha studiato il ruolo degli odori nella vita di un cane. Hanno concluso che influiscono sul loro comportamento e benessere. Una passeggiata con il cane non è solo un momento in cui può rilassarsi, è anche un'opportunità per conoscere il territorio circostante. Molte volte il cane fa pipì sulle cose per lasciare informazioni. Arrivano altri cani, annusano dove è stato il cane prima, prendono le informazioni e poi fanno pipì. Sì, è come Facebook. Il primo cane lascia un post e altri lo commentano. Ecco perché il tuo animale si arrabbierà se lo trascini lontano da alberi e muretti. 7. Non prendi sul serio la sua paura dell'acqua.
La maggior parte dei cani ama nuotare in mare aperto perché li fa sentire liberi. Tuttavia, anche quelle razze che amano nuotare in laghi, sdraiarsi in pozzanghere e correre attraverso gli irrigatori del prato potrebbero odiare fare il bagnetto. Ai cani non piace il suono dell'acqua che scorre o le superfici scivolose. Quindi se vuoi ridurre il livello di stress, posiziona un tappetino antiscivolo in fondo alla vasca e poi ricorda di dargli un sacco di dolcetti e di complimentarti per il suo buon comportamento. 6. Abbracci il tuo cane. È naturale per gli esseri umani mostrare affetto avvolgendo le braccia intorno a qualcuno. Ma i cani non hanno le braccia, quindi il loro modo di mostrare amore e sostegno è diverso. Immagina una creatura 3 volte o 10 volte la tua dimensione che ti si avvicina e ti stringe. Ci sono tanti cani che lo sopportano, specialmente quelle razze tradizionali adatte alla famiglia, come i Golden Retriever. Ma la maggior parte dei cagnolini si sentirà minacciato e a disagio. La dottoressa Alexandra Horowitz ha sottolineato i segni tipici di un cane che si sente a disagio durante un abbraccio. Orecchie girate all'indietro, si leccano le labbra, sbadigliano e cercano, ovviamente, di scappare. 5. Gli strilli. I cani hanno paura di suoni forti e non riescono a capire che cosa vuoi. Se sei insoddisfatto del comportamento del tuo cane, mettiti in una certa posa, a tua scelta, e fai un'espressione sconvolta. Se il tuo peloso non è ancora addestrato ad aspettare la passeggiata e fa pipì dentro casa, urlare peggiorerà soltanto le cose. Se punisci il cane fisicamente o gli urli contro, non lo stai addestrando. Avrà solo più paura e diventerà subdolo. È probabile che rifarà la stessa cosa quando non ci sei. Uno studio del Dipartimento di Psicologia del 2016 alla Brigham Young University ha concluso che i cani possono sempre capire quando le persone sono arrabbiate e sono più esitanti nel fare ciò che queste stesse persone gli chiedono di fare. 4. Non giochi abbastanza con il tuo cane. Se non riesci a trovare abbastanza tempo per giocare con il tuo cane, preparati a molti danni in giro per casa quando non ci sei. Il tuo animale domestico deve rilasciare la sua energia e se non lo aiuti tu a sfogarsi, troverà un modo tutto suo e non ti piacerà. Giocare con il tuo cane è importante. Attività come la corsa aiutano a sviluppare la resistenza fisica del cane. Giocare a nascondino, per esempio, fa bene alla sua intelligenza. Rebecca Somerville, specialista del comportamento animale presso l'Università di Edimburgo, spiega che un cane che gioca da solo non è un segno di felicità. Potrebbe essere un modo per mostrarti quanto è annoiato e che ha bisogno di aiuto. Giocare insieme è un ottimo modo per migliorare e mantenere il cane felice. 3. Spesso lasci il tuo cane da solo. I cani sono animali sociali e a loro non piace essere lasciati a loro stessi. Di certo non puoi passare tutto il tempo con il tuo cane, vorrei tanto, ma puoi diminuire il livello della sua ansia. Per farlo, passa più tempo possibile con lui quando sei a casa. Segui un orario preciso. L'animale dovrebbe conoscere l'ora in cui esci di casa e quando torni. Compra diversi giocattoli, così che il cane possa intrattenersi mentre non ci sei. 2. Lasci che gli estranei accarezzino il cane. Se un estraneo si avvicina al tuo cane e cerca di toccarlo dicendo «Wow, ma che carino!», la cosa migliore da fare è ringraziarlo ed educatamente dirgli di non avvicinarsi. La dottoressa Ilana Reisner, veterinario e comportamentista, spiega che il cane ha un suo carattere e umore e anche il cane più socievole e gentile può essere reattivo. Se lasci che tutti tocchino il tuo cane lo stresserai e smetterai di essere un leader ai suoi occhi. Quando dico estranei, non intendo solo gli umani, ma anche altri cani. Alcuni proprietari amano far avvicinare i cani quando si trovano insieme al parco. Ora, pensaci, tu fai amicizia con tutte le persone che incontri per strada? Se la risposta è no, allora perché la risposta del tuo cane dovrebbe essere sì? 1. Sei depresso. Se hai notato che il tuo cane è triste, presta attenzione al tuo stato mentale. Il tuo animale domestico percepisce il tuo stato d'animo e se ti senti male, anche il tuo cane può diventare depresso. Il dottor Wailani Song spiega che la depressione non è contagiosa, ma quando ti senti giù, presti meno attenzione al tuo animale o lo fai con molto meno entusiasmo. Il tuo cane può migliorare il tuo umore, ma dovresti metterci un po' di impegno anche tu. Prendi il tuo migliore amico e portalo al parco o fate una bella passeggiata. E se smetti di fumare, farai solo che un gran favore a Fido. Diversi studi, tra cui uno del 2007 su 30 Yorkshire Terrier,
presso l'Università di Brasilia, hanno dimostrato che i cani soffrono di fumo passivo, il che può causargli gravi malattie polmonari. Ora è il tuo turno. Come consoli il tuo cane se capisci che è infelice? Fammi sapere nei commenti. Se hai imparato qualcosa di nuovo, dai a questo video un mi piace e condividilo con un amico. Ma ehi, non andare a comprarti subito un cane. Abbiamo oltre 2000 video interessanti da farti vedere. Tutto quello che devi fare è scegliere il video a sinistra o a destra, cliccarci sopra e divertirti. Rimani sul lato positivo della vita.